Pace bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto al numero 141. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede, per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Signore, via che riconduce al Padre, Kyrie eleison. Cristo, verità che illumina i popoli, Christe eleison. Signore, vita che rinnova il mondo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Sii misericordioso con il tuo popolo, Signore, perdona tutti i suoi peccati. E nella tua bontà allontana da noi ciò che meritiamo per le nostre colpe. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Ezechiele. Mi fu rivolta questa parola del Signore: figlio dell'uomo, fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. Dirai loro: così dice il Signore Dio a Gerusalemme, tu sei per origine e nascita del paese dei Cananei. Tuo padre era un Amorreo e tua madre un Ittita. Alla tua nascita, quando fosti partorita, non ti fu tagliato il cordone ombelicale e non fosti lavata con l'acqua per purificarti. Non ti fecero le frizioni di sale, né fosti avvolta in fasce. Occhio pietoso non si volse verso di te per farti una sola di queste cose e non ebbe compassione nei tuoi confronti, ma come oggetto ripugnante il giorno della tua nascita fosti gettata via in piena campagna.
Passai vicino a te, ti vidi mentre ti dibattevi nel sangue e ti dissi: vivi nel tuo sangue e cresci come l'erba del campo. Crescesti, ti facesti grande e giungesti al fiore della giovinezza. Il tuo petto divenne fiorente ed eri giunta ormai alla pubertà, ma eri nuda e scoperta. Passai vicino a te e ti vidi. Ecco, la tua età era l'età dell'amore. Io stesi il lembo del mio mantello su di te e coprii la tua nudità. Ti feci un giuramento e strinsi alleanza con te, oracolo del Signore Dio, e divenisti mia. Ti lavai con acqua, ti ripulii del sangue e ti unsi con olio. Ti vestii di ricami, ti calzai di pelle di tasso, ti cinsi il capo di bisso e ti ricoprii di stoffa preziosa. Ti adornai di gioielli, ti misi braccialetti ai polsi e una collana al collo. Misi al tuo naso un anello, orecchini agli orecchi e una splendida corona sul tuo capo. Così fosti adorna d'oro e d'argento. Le tue vesti erano di bisso, di stoffa preziosa e ricami. Fior di farina e miele e olio furono il tuo cibo. Divenisti sempre più bella e giungesti fino ad essere regina. La tua fama si diffuse fra le genti, la tua bellezza era perfetta. Ti avevo reso uno splendore, oracolo del Signore Dio. Tu però, infatuata per la tua bellezza e approfittando della tua fama, ti sei prostituita, concedendo i tuoi favori a ogni passante. Ma io mi ricorderò dell'alleanza conclusa con te al tempo della tua giovinezza e stabilirò con te un'alleanza eterna, perché te ne ricordi e ti vergogni e nella tua confusione tu non apra più bocca quando ti avrò perdonato quello che hai fatto. Oracolo del Signore Dio. Parola di Dio. La tua collera, Signore, si è placata e tu hai consolato. Ecco, Dio è la mia salvezza, io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza. Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere, fate ricordare che il suo nome è sublime. Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose eccelse, le conosca tutta la terra. Canta ed esulta, tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele. La parola di Dio, non come parola di uomini, ma qual è veramente, come parola di Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo si avvicinarono a Gesù alcuni farisei per metterlo alla prova e gli chiesero:
È lecito a un uomo ripudiare la propria moglie per qualsiasi motivo? Egli rispose: Non avete letto che il Creatore da principio li fece maschio e femmina e disse: Per questo l'uomo lascerà il padre e la madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno una sola carne? Così non sono più due, ma una sola carne. Dunque l'uomo non divida quello che Dio ha congiunto. Gli domandarono: Perché allora Mosè ha ordinato di darle l'atto di ripudio e di ripudiarla? Rispose loro: Per la durezza del vostro cuore Mosè vi ha permesso di ripudiare le vostre mogli. All'inizio però non fu così. Ma io vi dico, chiunque ripudia la propria moglie, se non in caso di unione illegittima e non sposa un'altra, commette adulterio. Gli dissero i suoi discepoli: Se questa è la situazione dell'uomo rispetto alla donna, non conviene sposarsi. E lì rispose loro: Non tutti capiscono questa parola, ma solo coloro ai quali è stato concesso. Infatti vi sono eunuchi che sono nati così dal grembo della madre, e ve ne sono altri che sono stati resi tali dagli uomini, e ve ne sono altri ancora che si sono resi tali per il regno dei cieli. Chi può capire, capisca. Parola del Signore. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Fa conoscere a Gerusalemme tutti i suoi abomini. E poi racconta come Dio ha preso il suo popolo, l'ha condotto, l'ha rivestito di ogni cosa, l'ha reso grande di fronte ai popoli. Il popolo si è dimenticato di Dio, si è ribellato nel deserto, si è messo insieme con altri popoli pagani, credendo di essere lui Dio. I tuoi abomini, io ti ho fatto del bene e tu ti sei ribellato, hai creduto della tua bellezza, della tua forza di poter fare senza di me. Ma io sono sempre con te. Io ti ho scelto. Io voglio che tu mi riconosca come tuo Dio, come tuo Salvatore. E per questo abbiamo sentito nel Vangelo, Gesù mette in risalto anche di fronte alla mancanza dell'amore nel matrimonio, ha fatto un sacramento perché fosse qualcosa che aiuti l'uomo a essere fedele alla sua chiamata. Dicono gli apostoli: se questa è la situazione dell'uomo, non conviene sposarsi. Non è facile. Non è una cosa, ma lo fanno tutti, è una chiamata, è una vocazione, è una grazia, è un sacramento che viene donato perché non è facile dare la vita per l'altro.
vuol dire morire a se stessi per donarsi all'altro. È un grande mistero. Dice come l'amore che ha Cristo per la sua Chiesa. E per questo c'è bisogno. E non andate in cerca di questo, di quell'altro. Ma Mosè ha detto, sì, Mosè, si sono inventati che è Mosè, hanno messo per dare fondamento ai propri desideri, alle proprie mancanze, ai propri peccati, per non riconoscere la debolezza, la fragilità, l'incapacità di amare. Ma il Signore è continuamente e ripete: guarda, il Signore ti ha dato questo, di potere. All'inizio Dio ha fondato questo e ha fondato non solamente il matrimonio, ma ha fondato anche la vita per donare, se, al di fuori del matrimonio, per donare se stessi alla grazia di Dio e all'aiuto dei fratelli. Ci sono eunuchi per il regno dei cieli. Ecco le vocazioni alla vita religiosa, alla vita sacerdotale, ma non solo. Ci sono tanti altri, tanti santi che hanno messo la propria vita al servizio del Signore in ogni situazione. È difficile? Sì, è impossibile vivere con le proprie forze la chiamata del Signore, ma è possibile perché Lui dona la grazia, non viene meno, nonostante i tuoi peccati. E allora abbiamo iniziato la nostra celebrazione con la messa votiva per la remissione dei peccati, perché il Signore abbia misericordia di noi, e faremo la preghiera eucaristica della riconciliazione, perché con la sua grazia possiamo essere riconciliati con Dio e con i fratelli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare le gioie e le fatiche di ogni giorno ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
Ti offriamo, Signore, questo sacrificio di riconciliazione e di lode, perché le nostre colpe siano perdonate dalla Tua misericordia e i nostri cuori incerti trovino in Te guida sicura. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Tu non ti stanchi di chiamarci alla pienezza di vita, ricco di misericordia, continui a offrire il perdono e inviti i peccatori a confidare solo nella Tua benevolenza. Molte volte abbiamo infranto la Tua alleanza, ma Tu, per mezzo di Gesù, Tuo Figlio e nostro Redentore, invece di abbandonarci, hai stretto un nuovo vincolo di carità con la famiglia umana, un vincolo così saldo che nulla potrà spezzare. Anche a noi offri oggi un tempo di grazia e di riconciliazione, perché affidandoci unicamente alla Tua misericordia ritroviamo la via del ritorno a Te e, aprendoci all'azione dello Spirito Santo, viviamo in Cristo la vita nuova nella lode perenne del Tuo nome e nel servizio dei fratelli. Per questo, pieni di stupore, o Padre, esaltiamo la potenza del Tuo amore e, confessando la nostra gioia per la salvezza, con la moltitudine dei cori celesti, cantiamo senza fine l'inno della Tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, che fin dalle origini del mondo continui la tua opera per renderci santi come tu sei santo. Guarda i doni del tuo popolo ed effondi su di essi la potenza del tuo Spirito, perché diventino il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio Gesù Cristo, nel quale anche noi siamo tuoi figli. Eravamo perduti e incapaci di accostarci a te, ma tu ci hai dato la prova suprema del tuo amore quando il tuo Figlio, il solo giusto, consegnò se stesso alla morte e per noi si lasciò inchiodare al legno della croce. Prima di stendere le braccia fra il cielo e la terra, in segno di perenne alleanza, egli volle celebrare la Pasqua con i suoi discepoli. Mentre cenava, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede loro e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, sapendo che avrebbe riconciliato tutto in sé nel sangue sparso sulla croce, prese il calice colmo del frutto della vite, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione dagli inferi del tuo Figlio, nostra Pasqua e nostra pace, in attesa del giorno beato della sua venuta alla fine dei tempi, offriamo a te, Dio vero e fedele, questo sacrificio che riconcilia nel tuo amore l'umanità intera. Guarda con benevolenza, Padre clementissimo, coloro che ricongiungi a te nel sacrificio del tuo Figlio e fa che, partecipando all'unico pane e all'unico calice, per la potenza dello Spirito Santo siano riuniti in Cristo in un solo corpo che non conosca divisioni e discordia. Custodisci tutti noi in comunione di fede e di amore con il nostro Papa Francesco e il nostro Vescovo Claudio. Aiutaci ad attendere insieme l'avvento del tuo regno fino al giorno in cui staremo davanti a te, santi tra i santi, nella dimora del cielo, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli e tutti i santi, con i nostri fratelli e sorelle defunti, Michele, Alberino, che affidiamo alla tua misericordia. Allora, liberati ormai dalla verità della colpa e fatti pienamente nuova creatura, canteremo con gioia l'inno di ringraziamento che sale a te dal tuo Cristo vivente in eterno. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia alla libertà dei figli, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi le rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Preghiamo. Dio misericordioso, che nella partecipazione a questa mensa ci hai fatto gustare la gioia del perdono, fa che in avvenire possiamo evitare con la grazia ogni peccato e servirti con un cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Preghiera per intercessione di San Leopoldo. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati.
Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. Oh San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione di questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita e andate in pace.